intanto apriamo come di tradizione da un paio di anni il Natale con l'accensione degli alberi, faremo un giro un po' più lungo perché attraverseremo la città con le tre novità un po' più particolari che vedremo insieme, arrivando poi da Piazza del Popolo, che è la novità vera rispetto all'allestimento natalizio, per andare poi a piazza Cairoli. E voglio augurare quello che cerco di augurare ogni giorno, cioè sicuramente serenità, e è un augurio veramente che le cose vadano per come credo stiano andando, cioè bene nella misura in cui c'è un cambiamento in corso. So che da amministratore è complicato arrivare a tutti in maniera, diciamo così, convincente, ma credo che anche la gente che vedo oggi qua nell'atrio di Palazzo Zanca attesti come questo anno e mezzo circa ha portato tante novità che dobbiamo continuare insieme, l'ho sempre detto, a realizzare, proprio perché la città ne ha bisogno e credo che si veda ogni giorno. Natale è un periodo di resurrezione, da là poi si parte col fine anno per ricominciare un anno che sarà pieno di cose importanti. In qualche posto ho letto una frase in cui il tempo e la pazienza sono le cose che ognuno di noi dovrebbe avere per potersele godere e soprattutto vivere in un certo modo, quindi io credo che questo Natale, che è il secondo Natale da sindaco, sia forse più intenso di emozioni rispetto al primo, e mi auguro che queste emozioni giornalmente vengano trasmesse nell'augurio davvero che tutti i miei concittadini, al di là delle singole idee, posizioni legittime, comprendano come gli sforzi che facciamo sono veramente plurali e verso tutti. Quindi l'augurio è che il prossimo anno, ma anche se lo faremo dopo, ancora siamo l'8 dicembre, quindi abbiamo ancora un mesetto di tempo, sia davvero un anno che dal Natale ci faccia ancora di più rinascere rispetto a quello che stiamo facendo, credo, in maniera tangibile. E credo che sia stato un anno intenso. In realtà sono passati 17 mesi, neanche 18 mesi, circa anche meno, ma l'impressione è che ne siano passati 3 di anni. Sono contento perché quello che stiamo facendo lo facciamo con il cuore e con la passione, e questo credo che emerga. I cittadini li vedo presenti, nel bene, nel male, con le critiche oppure con le cose positive. Tant'è che, ripeto, c'è tantissima gente, non me l'aspettavo, forse più dell'anno scorso. E questo vuol dire che c'è un interesse nell'amministrazione, che poi noi dobbiamo cercare far sì che sia buona. Però è importante la partecipazione, perché il Palazzo Comunale è un palazzo aperto e credo che lo stiamo dimostrando.
canzoni di oggi ci hanno allietato questi due minuti durante il quale abbiamo acceso l'albero e sono andato io personalmente, quindi non mi potete dire nulla. Siete tantissimi, mi dispiace che ci sia un problema col microfono, però spero che arrivi il grande augurio che voglio farvi da oggi e per queste festività natalizie, e poi se ci fate compagnia cominceremo un po' ad accendere gli alberi per la città, quindi grazie per essere qua. Grande sinergia tra gli enti locali e il Teatro Vittorio Emanuele. Vista l'affluenza, la situazione funziona, sembra che la cittadinanza stia rispondendo al meglio. Beh, dico, migliore risposta non poteva esserci. Abbiamo appena inaugurato e ormai da qualche ora è strapieno. Il teatro è pieno dentro e pieno fuori. Dentro con il nostro cartellone che quest'anno con i 29 appuntamenti ha dato una offerta artistico-culturale molto importante, ma è pieno fuori con la cultura del territorio, la cultura vitivinicola, la cultura enogastronomica, la cultura artigianale, e con uno spazio destinato molto importante, destinato ai nostri bimbi, ai nostri ragazzi, ai giovani che rappresentano sì il futuro ma rappresentano i presenti. Abbiamo una casa di Babbo Natale, abbiamo tutta una serie di eventi, stiamo investendo soprattutto, come lei sa, sulle nuove generazioni, e questo per noi è un momento importante perché vuole regalare alla città sicuramente un segnale forte. Investire in cultura è un investimento che può dare forti ritorni, sia personali da un punto di vista dell'arricchimento dell'anima, ma anche da un punto di vista socio-economico. Come lei diceva, questa è un'iniziativa che nasce, ed è una cosa che mi fa molto piacere evidenziare, che nasce da un'intrapresa di un'associazione privata, la Development, che ha trovato attorno alla sua proposta una convergenza del teatro, del comune, dell'assessorato regionale al turismo, quindi un'intesa pubblico-privato che quando con concretezza si porta avanti funziona perfettamente. Chiudo dicendo, mi lasci dire... Dopo oltre 10 anni abbiamo anche il bar del Teatro Vittorio Emanuele, che oggi ha aperto le sue porte e che è tornato a splendere. Insomma, un teatro che sta facendo la sua parte e cerca di farla nel migliore possibile. La risposta c'è, grazie alla nostra città, grazie alla nostra provincia, grazie a tutti. Auguri! Felicità! Buongiorno, buona mattina, buona festa!
Thank you.